La base operativa dell'organizzazione era a Randazzo, paese ai piedi dell'Etna. Era questo infatti il mercato di riferimento del gruppo di trafficanti, smantellato dai carabinieri, nell'ambito dell'operazione che ha portato a 16 ordinanze di custodia cautelare tra la Sicilia e la Calabria. Un asse più che sicuro, quello fra l'isola e la Locride, dove i trafficanti si rifornivano di stupefacenti, soprattutto cocaina e marijuana, da smerciare poi sui mercati locali. A gestirlo i tre fratelli Marco, Martino e Giuseppe Scrivano e le mogli di due di loro, Veronica Trovato e Tiziana Tabuso. Gli arresti sono stati eseguiti oltre che a Catania e a Reggio Calabria, anche a Ragusa, Messina e in diversi piccoli centri, da Magnace a Cicatena fino a Castiglione di Sicilia. 13 degli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, 3 di traffico e spaccio in concorso, 7 sono le persone finite ai domiciliari. L'avvio delle indagini risale alla seconda metà del 2012, quando i carabinieri di Randazzo arrestarono un commerciante incensurato, Francesco Longhitano, di 28 anni. Anni. A casa sua venne trovato un sacco con dentro oltre un chilo di marijuana. I successivi accertamenti rivelarono che l'uomo custodiva gli stupefacenti per conto dei tre fratelli, già noti peraltro alle forze dell'ordine, soprattutto Marco Scrivano, ritenuto a capo dell'organizzazione che già nel 2009 era finito in manette dopo avere costruito una bomba artigianale. Secondo gli investigatori, i tre avrebbero gestito un vasto traffico di droga rifornendosi in Calabria, scelta tutt'altro che casuale. Il loro contatto nella Locride era infatti Domenico Staltaro. Originario di Bianco, che era stato compagno di cella proprio di Marco Scrivano nel 2010. Era lui a procurare gli stupefacenti che poi arrivavano in Sicilia tramite una rete di corrieri. I proventi dello spaccio sarebbero finiti poi in una cassa comune. Al pregiudicato calabrese i tre fratelli si sarebbero rivolti dopo alcuni contrasti sorti con i fornitori del clan Ercolano Santa Paola, gli accesi Orazio Licciardello, Fabrizio Belle e Giuseppe Gurgone. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 1,300 kg di marijuana e 300 g di cocaina.